Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi ultimo appuntamento del video tag 30 mesi di libri. Questo è stato il video tag più lungo della storia del mio canale perché è durato 2 anni e mezzo. È un tag molto particolare, io sono contentissima di averlo fatto e sono ancora più contenta di essere riuscita a mantenere costanza e arrivare fino alla fine. È un tag che io vi consiglio sempre, soprattutto se siete appassionati di libri, perché vi permette di rispondere con molta tranquillità e con molta riflessione. Perché rispondere a una domanda una volta al mese vi permette di pensarci e di rifletterci molto di più rispetto ai video tag che si fanno in un'unica volta. E quindi a me è piaciuto proprio per questa ragione, perché ho potuto pensare, riflettere, ho tirato fuori libri ai quali magari non pensavo da un po' di tempo, quindi sicuramente io ve lo consiglio. È stato ideato dal canale Libridine, che vi lascio giù in info box, e credo che sia stata veramente un'idea molto originale. Infatti un po' mi dispiace che siamo arrivati alla fine, è perché mi ci ero un po' affezionata, questo appuntamento mensile con i libri mi piaceva. Comunque, l'ultima domanda è: qual è un libro che ti ha commossa? Io ho pensato tantissimo alla risposta perché ci sono stati parecchi libri che in un modo o nell'altro mi hanno commossa. E poi ho scelto Jane Eyre di Charlotte Bronte. Questo è un libro che devo dire mi ha commossa. Intanto si tratta di un classico della letteratura inglese, è ambientato più o meno a metà del 1800 e racconta la storia di Jane, che è la protagonista del libro, che noi conosceremo fin da bambina, è orfana, vive con alcuni parenti che non la sopportano più di tanto e la mandano in una casa di carità, che è una specie di collegio che ha regole rigidissime. Tra fatiche e sofferenze, grazie al suo carattere deciso, riesce ad avere poi, quando è adulta, un ruolo importante che è quello di insegnante. E grazie a questo ha il suo riscatto, perché riesce ad essere una donna che, nonostante l'epoca, vi ricordo che è la metà del 1800, può essere indipendente e autonoma. E proprio grazie al suo ruolo di insegnante viene chiamata a lavorare come istitutrice in una dimora molto nobile, dove c'è un proprietario che ha una bambina alla quale vuole appunto dare un'istruzione, quindi lei viene chiamata per questo ruolo. È una dimora un po' particolare che sembra quasi un po' misteriosa, c'è questa bambina a cui lei deve dare lezione, ma poi accade qualcosa. Tra lei e il proprietario della dimora nasce l'amore. È un amore particolare, ci sono dei sentimenti descritti, secondo me, in un modo molto fine, molto elegante, molto anche passionale, ma ovviamente passionale sempre per l'epoca, però c'è anche della passione. Ma lei comunque, Jane, che è la protagonista, riesce ad esprimere la sua emotività e le sue emozioni con grandissima fatica, proprio perché è sempre stata abituata a trattenerle le emozioni, non a manifestarle. E poi non vi dico cosa succede alla fine, perché magari se non l'avete mai letto, non conoscete la storia, sarebbe un peccato spoilerarlo. Però, insomma, a me questo libro ha commossa proprio per come è scritto, per la descrizione dei personaggi, per come vengono trattati tutti gli aspetti emotivi, per quello che poi succede alla protagonista. C'è proprio una parte particolare del libro che mi ha commossa, quando comunque si descrive quello che lei prova, il modo in cui è descritto, i sentimenti che in qualche modo la turbano. Insomma, è scritto in un modo delicato che è stato comunque capace di commuovermi. E sto parlando di una commozione abbastanza sottile e delicata, quindi non vi dico che ho sprecato e consumato pacchetti interi di fazzoletti, questo no. Però è stata una commozione molto delicata e sottile, che quindi forse in un certo senso è anche più sentita rispetto a quelle commozioni un pochino più plateali in cui si piange. È un libro delicato, che io ho trovato delicato, e quindi sicuramente questo è uno dei libri che mi hanno commossa di più. Quindi, con quest'ultima risposta, siamo arrivati alla fine di questo lungo tag. Io, come al solito, vi invito a farlo, soprattutto se vi piacciono i libri. Non taggo nessuno perché, comunque, essendo un tag così lungo, ci vuole la costanza e la voglia, soprattutto ogni mese, di mettersi lì a fare il video, trovare la risposta, eccetera. Però
Però diciamo che invito tutti, come sempre, a fare questo tag. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.